Ehi, iscriviti al canale, che devo aspettare. Ciao, iscriviti, uffa. Buonasera. Buonasera Buonasera a tutti. Allora, eccoci qua con Ciao Esther. Dica il titolo. Sotterranee di Edimburgo. Ok. Numero 19. Siamo in enorme ritardo con la recensione perché non facciamo più la recensione inizio mese, visto che tutti fanno la corsa a chi recensisce per primo. Noi faremo la gara a chi recensisce per ultimo. Esatto, vediamo se andrà di moda anche questo, voglio vedere. Allora, Allora. soggetto e sceneggiatura di Savegnago. Sì, Filadoro e Savegnago. Ok. I disegni di Antonio Mlinarić. Colui che ha sempre fatto il frontespizio di Samuel e anche altre cose. Frontespizio e anche altre illustrazioni all'interno dell'albo, terza e quarta di copertina e Angus, anche la parte del Derryland, insomma. Esatto. Quindi questo però è il primo numero, diciamo, interamente disegnato da lui. Ecco. Sì, disegnato molto molto bene, devo dire. Cioè, almeno a me piace, poi magari ci sarà sempre qualcuno che dirà che i disegni fanno cagare, ma che poi Sì, compra l'albo lo infatti. stesso, però dice che fanno cagare. No, è bello, ben fatto. E poi gente strana Non vedere Samuel. che sono esterna, ha tanti difetti, poi si compra l'albo, poi fa il folle, cioè. E poi vabbè, qua si vede anche il protagonista, uno dei protagonisti, a parte che Alan, sì. sarebbe amico di Samuel. Allora, cosa succede in questi sotterranei di Edimburgo? Ci dica, ci dica. Allora, innanzitutto la storia comincia proprio nei sotterranei perché c'è questa piccola compagnia teatrale che diciamo che fa dei piccoli spettacoli per intrattenere i turisti, perché i sotterranei di Edimburgo sono caratteristici, in Esatto. quanto viene spiegato nell'albo che nel periodo della peste, per cercare di fermare l'epidemia, dato che la città si stava sviluppando su più livelli, la gente dei livelli più bassi è stata chiusa tutta dentro, cioè tutti i malati di peste sono stati rinchiusi in questi sotterranei e quindi sono stati lasciati praticamente lì a se stessi a morire, in Ok. poche parole. Va bene, c'è questa introduzione di questa compagnia teatrale e tra l'altro c'è poi Samuel che si fa quattro chiacchiere con una bambina che più che una bambina sembra una ragazza di 30 anni nel corpo di una Sì. bambina perché parla in maniera totalmente da adulta e questo è un po' Infatti. strano ad inizio Questa è anno. una cosa strana, infatti, che non viene spiegata lì per lì. No, non viene spiegata e in realtà anche la fine, anche se Fumasoli l'ha spiegato, l'albo, però in realtà secondo me è molto interpretabile come finale. Sì, può avere molteplici Anche versioni. se Fumasoli l'ha spiegato, la sua spiegazione a me ha fatto andare ancora più in confusione, onestamente. Mi sembrava che Sì, mi sì, sì. raccontasse ulteriormente qualcosa di ancora diverso. Poi capisco, l'hanno scritto loro, sanno loro cosa volevano comunicare, però diciamo che c'è questo protagonista, com'è che si chiama? Alan? Alan, Ogni che fa tanto l'attore. sembra che abbia dei vuoti di memoria, sembra che il tempo per lui scorra in maniera differente rispetto agli altri, quindi si ritrovi poi in situazioni strane che neanche lui si sa spiegare. Sì, poi si ritrova anche con diciamo, la sua donna, la sua fidanzata, che sembra che si sia stufata di lui perché lui non sta, la sua carriera d'attore non sta decollando e quindi praticamente ha un altro uomo, ecco, fanno capire che ha un altro uomo e questo Alan si ritrova quindi in queste situazioni in cui ha appunto dei vuoti di memoria, anche ad esempio quando va in un ristorante dove ci sono a cercare la sua fidanzata, dove la sua fidanzata è a cena con un altro tipo, ecco. Sì. E Ah, poi una cosa anche sola, no, volevo solo dire una cosa, brevemente una cosa sulla copertina. In questa copertina si vede la maschera della peste, ecco. Ah, ok. Tutto qua. Copertina sempre di Maurizio Di Vincenzo, Valerio Piccioni e Emiliano Danzillo, proprio perché la peste diciamo che ha un ruolo abbastanza centrale, visto che è tutto, quasi tutta la storia ambientata nei sotterranei di Edimburgo, ecco. Sì. Poi ci sono anche delle scene un po' splatter Decisamente. che non sono mancate, e delle scene anche molto splatter, voglio dire, cioè, di grande impatto, devo dire. Sì, fanno vedere anche delle scene del passato, proprio della storia di Edimburgo,
E poi una cosa che volevo aggiungere è che in questo albo diciamo, si dà un senso alla parola inferno, per come inteso nell'universo di Samuel. Ci dica cosa vorrebbe dire. Ovvero, ogni persona ha il suo inferno personale, quindi non c'è un solo inferno, ci sono tanti inferni, ciascuno per come lo percepisce la singola persona. Quindi siamo passati dai demoni ad avere pure gli inferni, così i demoni stanno agli inferni, come gli inferni stanno Stanno agli uomini, anche ai demoni. agli uomini, perché in effetti, diciamo che si è sempre capito ora come ora che il demone dovrebbe essere uno per ogni essere umano, anche se poi non è che sia proprio così, diciamo, ecco. Non è che ogni essere umano ha un demone, ogni essere umano sviluppa un È proprio sviluppare, diciamo, un demone. demone interiore in base a qualcosa che fa parte della sua personalità, della sua vita, eccetera, Le eccetera, sue paure, eccetera, eccetera. eccetera, eccetera. E soprattutto eccetera, eccetera. Comunque, se non avete letto l'albo, stoppate, non guardate più. Perché il finale, voglio far vedere il finale che sarebbe questo. Lo sta? Ok. Sì, si vedono i cadaveri praticamente. E io onestamente ho interpretato il finale come qualcosa che in realtà non è mai esistito. Come Spieghiamo se. solo la parte immediatamente precedente, cioè questo Alan praticamente che sembra che sia posseduto da un demone va, rapisce la sua fidanzata e scappa nei sotterranei perché sembra che siano il luogo, il suo luogo preferito, ecco, un luogo che lui ama perché lì riesce a sentirsi tranquillo, molto meglio che sulla superficie. Quindi scappa e Samuel lo rincorre e lo va a cercare nei sotterranei. E E poi a un qui, certo punto perché sparisce nel sì, c'è tutta nulla. una parte un po' strana, un po' poco chiara, Perché ecco. a me fa pensare cioè, non lo so, come se Samuel invece che avere a che fare con questo Alan abbia avuto a che fare con l'essenza e che quindi poi alla fine, in realtà questo tizio non sia mai esistito. A me dava questa impressione qua, Perché alla fine Samuel porta in salvo la fidanzata del tipo, ma si ritrova da solo, cioè il tipo non sparisce così, scompare completamente. Sì. E fanno capire che il demone era nato dalla madre del tipo, perché questo ragazzo sembra che avesse ucciso la madre che era in fin di vita, malata terminale, ecco. Vabbè, comunque diciamo che fino a un certo punto l'albo ha un senso, scorre, perché comunque la storia scorre bene, e poi c'è questo finale che, vabbè. Non lo so, io l'ho interpretato in questo modo qua, perché poi c'è Samuel che dice che deve cercare la crepa, poi appare questa madre orripilante, tra l'altro, che sembra un uomo, non sembra neanche una donna. Sì, è la madre demone, tipo una cosa del genere, sembra. Sì, esatto. E poi no, c'è cioè lui, questo ragazzo, cioè che secondo me invece nella mia interpretazione poteva essere un fantasma, cioè poteva essere una persona realmente esistita ma già morta. Ecco. Quando io dico l'essenza, più o meno è quello, eh. Cioè, mi scusi, ma lei non ha detto niente di nuovo? Ma lei non pensava che questo tipo fosse uno degli edimburghesi morti nei sotterranei ai tempi della peste? No, avevo capito male? Non era la tua Ma interpretazione? lei non capisce mai nulla quando io parlo. Io praticamente abbiamo detto la stessa cosa, con la differenza che io ho detto essenza e tu hai detto comunemente fantasma. Però io ho capito, cioè, quanto ho capito io, questo Alan è vissuto ai giorni nostri più o meno, però è morto da poco tempo. Invece Lì. tu pensi che sia tu pensi che sia uno dei tizi che sono morti all'epoca della peste, non ho capito. Sì, pensavo che Ok. una cosa del genere, perché poi alla fine si vede questi Ok. Questi due cadaveri. cadaveri abbracciati a un bambino, e quindi ho pensato, vuoi vedere che Samuel è entrato in contatto con questa essenza di quest'uomo che comunque era, come posso dire, irrequieta, cose di questo genere qua, no? Sì, quindi ci sono varie interpretazioni, diciamo, di Anche questo se tipo. secondo il modo di descrivere Samuel non dovrebbe essere così, però poteva anche essere, cioè, non ci vedo niente di. Potrebbe, sì.
Volevo far vedere giusto qualche tavola di Milinaritz, che sono molto molto belle. Samuel. Sì, beh, il suo tratto comunque è più che riconoscibile, Molto direi. omaggio il Samuel di Milinaritz. Molto, molto, molto figo. Ci sono delle tavole bellissime, questa ad esempio nei sotterranei. Poi ci sono, si vedono anche diciamo, delle parti di Edimburgo. Bellissimo piano, è bello, bello figo, eh. Sì, bella anche quella, sì. Esatto, sì. Beh, comunque, complessivamente, un bell'albo, non si può dire che sia brutto, mi spiace per tutti quelli che dicono che legge su un esterno non è obiettivo, ma se un albo è bello non posso dire che fa cagare, mi dispiace. No, infatti è bello, cioè, molto molto bello. Cioè, al di là di questo finale che per me appunto è in un modo, per qualcun altro può essere in un altro, e al di là della spiegazione, cioè, poi in realtà a me piacciono anche le storie che non hanno propriamente un senso. I sotterranei, cioè Ok. i giochi di luci e ombre di Mlinarić mi piacciono davvero tanto. Esatto. E a proposito dei giochi di luce, di ombre, di questo e di quello, diciamo che c'è ancora disponibile il portfolio Mlinarić. di Mlinaric, che Uscito contiene. praticamente da pochi giorni, a inizio giugno, sono in 500 copie numerate e firmate dall'autore, include 10 stampe. Quindi diciamo tutte le stampe che lui ha fatto per il frontespizio, le illustrazioni per terza e quarta di copertina, la copertina del numero zero. L'illustrazione, non ha fatto le stampe, ha fatto le illustrazioni. Le stampe sono quelle che Le stanno stampe mettendo. delle illustrazioni, sì. Mettiamo i Ah, puntini. una cosa volevo dire, ci sono anche le stampe delle due illustrazioni che lui aveva fatto per la Art Gallery, che aveva esposto. Ecco. Quindi ancora disponibile, come che arrivino su eBay a prezzi. Quant'è che Sì, costa? ora 24,90. Vabbè, 25, quindi è un prezzo abbordabile, mi ricordo Per io. 10 stampe, insomma, direi 10 stampe bellissime, direi che ci può stare, ecco, più che buono il prezzo. Costano anche un po' di più i portfolio, non costano sui 20, costano già 50-60, quindi Sì, di solito sì. quello ancora non ce l'abbiamo, da quello che ho visto sembra buona qualità, insomma. Perché c'ho sto puntino qua? Un puntino verde. E poi volevo far vedere la copertina del prossimo numero, La Casa dei Sospiri. Ah sì, quello che è stato ispirato dai capelli di Adriana Farina. Sì, praticamente sì. Inoltre c'è ancora in edicola Racconti dal Derrileng, diciamo anche questo. Bene, benissimo. Allora direi che per questo video abbiamo finito. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale che è meraviglioso, non potete fare a meno di ricevere le nostre notifiche splendide. Poi c'è il canale Instagram, qui mettiamo cose che qua su YouTube non mettiamo perché non se ne caga nessuno. E Esatto. basta, e quindi direi che è veramente tutto. Salutiamo. Bye bye. Vai vai, alla Ciao a prossima. tutti. Ciao. Ciao e fateci sapere che cosa ne pensate del finale. Esatto, e anche dell'iniziale. Bye bye. Ciao ciao.